Ciao di Gugge e ben ritrovati al vostro Android 91 su questo nuovo video di Yo-Kai Watch. Come sempre la qualità insomma è quello che è, perché ripeto, la capture card si è rotta. Ritorno alla normalità, si spera. Ok, maestro Mew. Maestro Mew! Decadama in movimento, Valdor è in pericolo. Davvero? Quindi? Sì, Valdor sta per assistere a dei misteriosi disordini. Decadama, Pina e Gina. E anche Pestifero, ovviamente. No, io non percepisco Pestifero. Ne percepisco altri quattro, molto più potenti. Va bene. Quattro? Quattro che spettrali ancora più forti di Pestifero? Beh, Pestifero non è che fosse chissà cosa, Whisper, eh. E dorme? Si è addormentato? Di nuovo? Nye. Una cosa è certa. Valdor è spacciata. A meno che tu lo sconfigga i malvagi. Che drammaticità, lei sa che noi siamo della Valdor del futuro, vero? Dove tutto è meraviglioso, fantastico, pacifico e tranquillo? O è forse perché il tempo non è ancora stato alterato dal potere di Decadama? Kyubi! Nubi oscure si stanno radunando sulla nostra bella Valdoro. Ricordo che Kyubi è femmina. Un'immensa armata di yokai spettrali si sta dirigendo verso Valdoro. Lo so che sull'anime Kyubi viene rappresentata più che altro da un maschio, ma in realtà è femmina. Non so bene se nell'anime italiano le diano una voce da maschio o da femmina, ma di certo è femmina. Non me ne starò qui con le mani in mano, devo andare subito a Valdoro. Aspetta, mio Daniel, vengo anch'io. Andiamo a Verenotto. Sì, signore. Scommetto che ci arrivo prima di te. Kyubi, ti piacerebbe? Penso che dovremmo andare a Valdoro anche noi, Andrea. Bene, quindi... Ah, dalla piana ciabatta devo proprio andare là. Eccoci qua. Sicuramente ci sarà qualcosa appena esco. Me lo sento. Ed infatti... Ehi! Oh mio Dio, Decadama! Mamma mia, quanto è brutta. Ma se la mettevano come un mostro di Outlast 2, tipo... Cioè, bastava che a level 5 chiamasse... Red Barrel se dicesse, oh ragazzi, perché non ci mettiamo questo mostro Decadama come avversario? Avversario chiaramente non combattibile, non so che termine usare. Non affrontabile in Outlast 2, perché in Outlast 2 si scappa solamente. E comunque lei ci accoglie con dan dan dan. Decadama! Cosa l'hai capito? Da cosa l'hai capito? Perché faceva dan 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 o perché è la più brutta persona mai vista sulla faccia della terra? Persona, yokai. Siete arrivati troppo tardi. Presto questa città sarà mia, tutta mia. No! Convinto. Sì, quelle che vedi sopra la città non sono nuvole normali. È la nube incanto. Quando la nube incanto si diffonderà sulla ridicola città di Valdoro, tutte le persone di yokai verranno incantate in modo così malvagio. Gnò! La nuvola ricoprirà la città e tu puoi solo stare a guardare. Dan dan dan! Perché lo stai facendo? Forse dovrei farti vedere che aspetto è il mio mondo ideale. Sì, manderò a voi l'inevitabile malvagio futuro. Dan 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 e basta. Ah, quindi mandandoci nel futuro noi non riusciamo a salvare questo presente e quindi ci siamo fregati. Siamo nel futuro che lei ha creato. Perché c'è la nebbia? Cioè, Whisper è morto, cioè, nel senso, è già morto perché è un fantasma, ma Nathan, togliti da là sopra. Questa è Valdoro. Scusa, mi stai piacendo la testa. Siamo tornati nel nostro tempo? Scusami, mi stai piacendo la testa. Non sembra il posto giusto, vero? Ehi, guarda dove metti i piedi. Stai cercando di appiattirmi? È già la seconda volta che lo fai. Su, niente lamentare, non abbiamo tempo. Cosa pensi che voglia farci vedere, Decadama? Già non saprei.
Oh mio Dio, è uno zombie. Miau! Ma quella persona è stata incantata dallo yoga spettrale? No, è uno zombie. Io scapperei. Oh mio Dio. Affrontiamo gli yokai spettrali. Serpo oscura. Aspettate, ecco, così non distruggo tutto. Ma quanta vita ha? Buco nero. E assorbe i punti. Ah, non è tanto forte. È tipo uno yokai bus. Jibanyan. Jibanyan. Che cosa diavolo? È tipo uno yokai base, ma ha fatto crepare Jibanyan con un colpo solo. Cosa diavolo? Che cosa ci fa qui uno yokai spettrale? Dekadama ha cambiato la storia. Meglio controllare come stanno mamma e papà. Tanto siamo atterrati davanti casa, Nathan. Controlla da solo, ma questo signore? Sono veramente stanco. Che caspita era quello comunque? Possono vedere gli yokai loro? Papà! Hai fatto i compiti? Hai lavato i denti? Vabbè, queste cose sembrano giuste. I miei genitori sono stati incantati dai yokai spettrali. Quindi è questo il mondo ideale di Dekadama? Dobbiamo far tornare questa prima donna fuori di testa. Dobbiamo fermare. Perché far tornare? Fermare. Torniamo nel passato. Natale deve sapere quanto sia terribile la nube incanto. Giusto. Penso che questo significhi trovare un modo per tornare di nuovo indietro. Ritorna nel passato. Andrei un attimo di sopra, Andrei. Sì, però... Bacci. Ecco, bravo. Io ero sbagliato. Allora, avrei... Traspec. Oh cielo, non posso... Allora, torna nel passato. Forse... Aspetta, no, siccome... È una missione tornare nel passato, tipo un cambio di look, no. Allora, a questo punto, o potrei andare... Devo per forza combattere contro... gli yokai spettrali, credo. Ce ne sono davvero tanti in giro. Complot. Vabbè, Complot è deboluccio. Sì, ma i miei yokai sono praticamente a pezzi. Io ho vinto facilmente, comunque sia. Oh, perfetto. Ok, quindi... Cavolo, la città è piena di yokai, però. Oh, ho avuto l'illuminazione. Beh, in effetti è la forma di una lampadina. Di che si tratta? Secondo il mio istinto yokai, qualcosa al centro culturale non quadra. Che fortuna avere un valletto con sensi così sviluppati al centro culturale. Il centro culturale di Valdoro, che non mi ricordo dove è. Ah, sta lì davanti. Ci stavo andando proprio ora, Whisper. Però prima un attimo mi ricarico gli yokai, perché non vorrei che succedesse qualche parapiglia mentre vado al centro culturale. Potrei parlare con i miei amici per vedere cosa succede. Preferisco non sapere quello che fa in bagno, ma non te lo volevo dire. Cioè, cosa le fa credere che io volessi dirle cosa faccio in bagno? Come chi? Ma va bene che sono incantati, ma sono anche rincoglioniti. I miei sensi di valletto fremono. Qui c'è qualcosa di sospetto. Proprio come credevo. Ben fatto, Whisper. Un valletto di una scelta. Provo a fare la torrente di yokai qui attorno. Ci sono molti yokai. Non vorrei per forza doverli affrontare. Ma perché qui attorno? Ah, quello scompare, ok. Cerco di non farmi raggiungere. Non ho idea di dove sia.
mi sa che mi toccherà affrontarlo per forza. Ok, e questa è fatta. Dunque, vediamo un po' dove cavolo sta questo yokai. Qui. Un quiz cartello. Chissà che yokai dovrò portarci. Specchio a tre anni. Oh, certo! Ok. Chiamati il specchio appunto yokai e vedi cosa succede. Puoi chiamare diretti rispecchio? Sì, tanto ci vorrà molto yokai. Coraggio, tocca a noi, andiamo, trispecchio! Medaglia yokai attiva! È in arrivo! Non so che tribù sia. Oggi, domani, ogni giorno rispecchio. Grazie della chiamata mi sento permesso. Sono permesso di chiamare un amico, ma non so quando arriverà. Può andare a Valdoro del passato. Bene. Torna da Netanya nel passato. Qualcuno vuole un abbraccio? Vuoi tornare indietro nel tempo? Oh yeah, baby. Ci puoi giurare. Ok, ora. Ah, è qui. Che fine avete fatto, ragazzi? Dekadama ci ha sbattuti nella Valdoro futura, non ha un bell'aspetto. Se la nube incanto si rifonde, gli yokai spettrali incanteranno tutti. Quella maledetta nuvola è negativa per tutti noi. Domanda, come si combatte una nuvola? Aspetta, degli yokai in città mi hanno detto qualcosa su una strana nebbia. L'hanno vista fuoriuscire da alcuni posti prima che il tempo cambiasse. Nebbia strana? Deve avere qualcosa a che fare con la nuvola di Dekadama. Se dove viene questa nebbia è Overnian? Sembra che arrivi da tre posti diversi. La scuola elementare di Valdoro, il laghetto Zucca e l'ospedale notturno. Che stiamo aspettando? Occupiamoci del disastro provocato da Dekadama. Nathaniel, mi sto stancando di seguire quel ragazzo. Vado a informare tutti gli altri. Voi andate a controllare questi tre posti. Ok, allora. Ah, siamo a Valdoro. Pensavo di dover andare. Cioè, allora, io sapevo di essere a Valdoro, ma dico, non è che devo andarci. Cioè, è un pensiero, un ragionamento mio strano, lo so. Aiuto! Aiuto! Aiuto, lasciami! Non ho voglia di combattere contro quello yokai, scusate. Il laghetto Zucca era minuscolo 60 anni fa, eh. C'è uno yokai di livello D. Che caspiterina! Ma scherziamo? Ma siamo seri? No, devo ricaricare gli yokai comunque sia. Devono essere a massimo. Ah, non ho cose per far recuperare l'energia mentre ci bagnan. Ad ogni modo. Ah, questo è lo yokai spettrale. Io sono Katti, vecchio più potente di tutti gli yokai spettrali. Ah, ostinato e stupido, è peggior tipo di delinquente. Che paroloni che usi, ma io lavoro per Dekadama e difendo questa zona. E così questo punto è importante, eh? Per fortuna sono qui per portartelo via. Datti una calmata, noi yokai spettrali conquisteremo la città, non ci fermerai. Sbagliato, di norma non mi lascia mai coinvolgere troppo, ma tu non mi piaci. E poi questa città comincia a piacermi, quindi non te la lascerò rovinare. È interessante come 60 anni fa Kyubi non fosse neanche un pochino diversa. Dobbiamo riportare la pace a Valdoro, Andrea. E ciò significa liberarsi di questa gentaglia. Giusto! Te la dico la gentaglia, lampadina! Ci hai quasi azzeccato, ci hai quasi azzeccato. Ok, Kattivik, è carino. Vado subito di cosa? Di Energy Max, perché sennò non ce la facciamo. Dovrei insegnare l'Energy Max nuovo per Jibanyan Vittoria, credo si chiami. Non ho la minima idea, è l'Energy Max esclusivo comunque sia per Jibanyan. No, ma perché c'è la voce da duri? Vuoi fare la voce da pazzo? Tipo alla Pippo. Vado di Leoforte, che Leoforte fa i grandi culi. Io vedo questi yokai tipo una specie di mini boss. Ma proprio mini mini, neanche metà. Neanche metà di mini boss, mini proprio. Ah, ok, ha pochissima vita.
Però lo voglio finire comunque sia alla fretta, alla svelta, no, alla fretta, come cazzo parlo? In fretta, alla svelta, in fretta. Oh no, è schiattato, ce l'ha fatta, mamma mia. Ok, e questa è fatta. Ah. Proprio mamma mia, 171 punti esperienza, che ci faccio? Mi ci pulisco? No, finisce lì, non volevo dire altro. Ah, Decadama, ho perso. Mi dispiace vostra strambità. E magicamente la macchina dovrebbe fermarsi. La strada libri che ho parlato per rinascere da questo congegno. E quindi? Vediamo. Deve essere importante se era protetto da uno yokai potente come potente, non esageriamo. Penso che sia corretto affermare che dobbiamo spegnerlo. Oh, wow, non ci sarei mai arrivato, Kyubi. Brava. L'ha spento, l'ha distrutto proprio. Sì, ben fatto. Grazie, Kyubi. Ah, non credo, questo giovane umano mi sta ringraziando. Ma non importa, abbiamo altri yokai spettrali di cui occuparci. Kyubi ha ragione, è un brontolone, ma ha ragione. Andiamo. Perché yokai, ricordo, è femminile. È maschile, non femminile, insomma. Allora, Kyubi è femmina, punto. Lo so perché è femmina. Non c'è altro da dire. Ok, yokai, insomma, più o meno cariche. Andiamo a spegnere gli altri congegni, va, prima che causino altri guai. Dunque, perché mi vuole inseguire quello yokai maledetto? Oh, mi ha lasciato in pace, meno male. Allora, un altro generatore si trova qua su. Cioè, generatore, insomma. Congegno macina fumo. Proprio lì all'entrata deve stare. Oh mio Dio, eccolo qua. Wow, chi è questo? Ah, Scortella, quella che si scortella da sola. Io sono Scortella e questo sarà molto doloroso per voi. Aspetta un attimo, non è il mio stile attaccare una signora. È una questione di stile o forse di paura? Paura? Io non... Tu sei uno yokai rospo, io sono uno yokai spettrale serpente. I due non vanno d'accordo. Forse è il terrore davanti al tuo nemico naturale. Visto che la metti così, combatterò se proprio devo. Ma non preoccuparti, ti finirò in fretta. Non mi preoccupo, a noi serpenti piace giocare con la preda prima di finirla. Aiutiamo Ragavatrax, Andrea. Sicuro. Guarda, no, non lo farei, Whisper. Io non mi permetterei mai. Allora. Ho gli yokai un pochino scarichi di Energy Max, perché anche però Gibanian è carico. Vai Gibanian, usa la tua furia zampettanti. Oh Dio, è acqua! Wow, è forte, questo è forte per davvero. Questo è forte davvero, ragazzi, Accidenti. Povero Bucinian, mamma mia. Quanti punti ha ancora sta zoccola? Ehi, fermi tutti. Grande. Allora, aspetta, con calma Andrea. Facciamo recuperare la Gibanian, ok. Energy Max di Leo Forte per finire la scortellatrice. Che cazzo, Leo Forte? Cos'è successo? Ma perché su Fuimuro? Dai, Fuimuro! Va a fan bagno. Vabbè, certo, lo carico e lui crepa. Ma perché non l'ho visto prima? Dannazio, Dio, la forte qual è? Dopo dice uno si incazza perché gioca ai videogame. Porca miseria! Succedono le peggio cose, succedono.
Oh! Wow! A culo! Ho vinto a culo! Lo ammetto, quando vinco a culo lo ammetto, non mi vergogno affatto. Questa era forte. Non essere troppo soddisfatto della tua vittoria. Uno che non sa perdere? Patetica. Sciocchi, non sapete quanto sia grande e terrificante il potere di Dekadama. Non vedo l'ora di vedere le vostre facce prima che vi distrugga. E muore. Fastidiosa fino all'ultimo. E ora che facciamo fare questa macchina sputanebbia. Bene. Niente più nebbia mia ora. Bel lavoro, raga Batrax. Nessun problema, l'ho trovato divertente in verità. Bene, continuiamo. Giusto. E facciamolo in fretta. Bene, Cugge, io concludo qui questo episodio di Yokai Watch. Nel prossimo distruggeremo anche l'ultimo generatore, battendo prima lo yokai che lo protegge. E poi andremo avanti nella storia e vedremo di affrontare l'ultimo vero componente del trio, del quartetto, voglio dire. Perché ne abbiamo tre da affrontare, ma quello più potente ce lo lasciamo per ultimo, ovviamente. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione, come sempre, trovate il link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Vi prometto che per la fine di quest'anno riuscirò a prendere un'altra capture card. Sempre che Katsuki me la mandi in tempo. Perché ho letto di uno che è andato proprio in Giappone a vedere dove lavorano. È un piccolo ufficio. E ci mettono 2 ore tra assemblaggio, test e tutto. Cioè, quindi potrebbero anche mandarmela subito. Ciao Gucci, al prossimo video. Bye bye.